essere gesuita significa essere una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto, perché pensa sempre guardando l'orizzonte che è la gloria di Dio sempre maggiore, che ci sorprende senza sosta. E questa è la inquietudine della nostra voragine, quella santa e bella inquietudine. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la ricorrenza liturgica del Santissimo Nome di Gesù, titolo dell'ordine fondato da Sant'Ignazio di Loyola, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa del Gesù, anche in ringraziamento per la canonizzazione del primo sacerdote gesuita Pietro Favre. Il pontefice ha chiesto a tutti di svuotarsi per essere pieni di Dio. I gesuiti infatti dovrebbero avere un cuore che non si adagia, non si chiude in se stesso, ma che batte il ritmo di un cammino da compiere insieme a tutto il popolo fedele di Dio. Un cuore capace di grandi desideri, come quello di Pietro Favre, divenuto santo lo scorso 17 dicembre con una canonizzazione equipollente, vale a dire con il riconoscimento da parte del pontefice di un culto antico e diffuso del Beato, della costante e comune attestazione delle sue virtù, dell'ininterrotta fama di prodigi. Con noi il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Viveva le virtù del battesimo, fede, speranza e carità con eroismo straordinario, tanto da suscitare in chi lo avvicinava ammirazione, stupore e quindi anche imitazione. Quindi da questo punto di vista era veramente esemplare. Non solo, ma un'altra caratteristica del Favre è la sua missionarietà. Cioè lui, una volta diventato gesuita e una volta diventato sacerdote, per obbedienza girò tutta l'Europa, per obbedienza mandato dal Santo Padre, mandato dai suoi confratelli, girò tutta l'Europa per educare, catechizzare, istruire, fondare noviziati, conviti, eccetera. E soprattutto per la predicazione degli esercizi spirituali. Ecco la domanda che dobbiamo porci. Abbiamo anche noi grandi visioni e slancio? Siamo anche noi audaci? Il nostro sogno vola alto? Lo zelo ci divora? Oppure siamo mediocri e ci accontentiamo delle nostre programmazioni apostoliche di laboratorio? Ricordiamolo sempre. La forza della Chiesa non abita in se stessa e nella sua capacità organizzativa, ma si nasconde nelle acque profonde di Dio. Nato in Francia nel 1506, primo seguace di Ignazio di Loyola insieme con Francesco Saverio e primo sacerdote della Compagnia di Gesù, Pietro Favre annunciò il Vangelo con dolcezza fin nelle periferie del mondo, senza bastonate inquisitorie o di condanna. Lui non si pone da controversista, non ha avversari, lui ha solo dei compagni di viaggio che vogliono seguire Gesù.